giornata di primavera. Sono ormai più di 400 anni che è deceduto un personaggio storico di cui ancora tutti noi ci ricordiamo e che conosciamo, chi più chi meno, non possiamo ignorarlo. E sto parlando ovviamente di Caravaggio, lui con le sue ombre e le sue luci che è stato così bravo a riprodurre nei suoi quadri, per il quale è diventato poi così famoso e così importante da influenzare tutta la pittura successiva. Ce lo raccontano stasera Paolo Iorio, che è giornalista, direttore del Museo del Tesoro di San Giovanni di Napoli, direttore del Museo Vedano Filangieri di Napoli, nonché consigliere, un nostro grande onore, del Museo Coreale, e l'attrice Rossella Udre, che è già sovrintendente speciale per il Polo Museale di Roma. Lo fanno attraverso le luci e ombre proprio di Caravaggio, e lo fanno in un modo che oserei dire essere quasi moderno, cioè mettendo un pin, come siamo abituati a fare noi su Google Map, in tutte le strade, i posti dove Caravaggio è stato. Quindi consegnandoci una mappa che non è soltanto geografica, ma poi è anche una mappa attraverso cui poter leggere il famoso Michelangelo Merisi. Prima di lasciare la parola ai due autori, io vorrei far fare un saluto velocissimo al sindaco di Sorrento, che è qui con noi stasera, Giuseppe Buomo. Poi lascio la parola al presidente del Comune e al direttore del museo, Filippo Mora. Buonasera a tutti, è un piacere partecipare a questa presentazione. Ringrazio Edano Mano, il direttore, per avervi invitato. È un'occasione importante perché gli autori ci fanno scoprire, diciamo, Caravaggio, che ormai è protagonista in questi mesi a Napoli. Se ne è parlato tanto, bene e male, per vari aspetti. Pertanto avere una presentazione dall'autrice, dall'autore, della loro visione ci aiuterà forse anche a chi non l'ha fatto ancora, come me, alla visita della mostra che sta a Napoli. È un momento importante per il museo, credo che ce lo ripetiamo sempre. Il museo è un luogo dove ognuno di noi si ritrova, diciamo, la storia della città di Sorrento. Parlare di Caravaggio probabilmente ci farà sicuramente affrontare il futuro prossimo con più serenità, perché quando si parla della storia napoletana e sorrentina, certamente ci inorgoglisce e ci fa affrontare i problemi quotidiani in modo diverso. Grazie dell'opportunità e speriamo di rivederci in altre occasioni, in altre pubblicazioni. Vi faccio, diciamo, i miei auguri per questa vostra opera che avete regalato a noi italiani. Grazie. Grazie a tutti. Buonasera e benvenuti al Museo Coreale. Come diceva Costanza, oggi ci onoriamo di ospitare qui a Sorrento, per la presentazione di questo libro, Luoghi, misteri e Caravaggio, due personaggi di valore, conosciuti un po' ovunque: la dottoressa Vorrei Rossella e il nostro Paolo Iorio. Due persone che non hanno bisogno di essere presentate. In effetti, un altro giorno da me in albergo ospito una persona che ama Caravaggio e ha visto gli inviti che c'avevo sulla portineria, ha fatto: ah, ma tu c'hai questa presentazione del libro di Caravaggio, mi dispiace che non ci sono, mi rifatto domenica, perché mi avrebbe fatto piacere ascoltare la Rossella Vodrì. Devo dire la verità, ciò mi ha inorgoglito ancora di più, perché ho capito proprio in diretta l'importanza di avere lei qui oggi con noi al museo, e il nostro amico Paolo, che oramai conosco da un anno e con cui collaboriamo qui al museo. Quindi siete così numerosi, sebbene il mal del tempo incombe non solo su Sorrento, anche su Napoli e dintorni. La mia, diciamo, presenza in questo momento è quella di intervenire, nel senso di stuzzicare gli autori con delle domande, poi decideremo a chi far rispondere. Però prima di dare inizio, diciamo, alla presentazione o alla provocazione
tutto un libro senza immagini. Io invece lo ricordo tutte l'ho tirato fuori da internet, quindi qualcuno è buona, qualcuno non lo è. Però penso che chi è, diciamo, non avvezzo alla pittura caravaggesca, parlare di Caravaggio, giochi di luce e ombre, vedere, verificare di persona, possa dare sicuramente una maggiore soddisfazione per seguire una presentazione. E per 30 anni è stato presso questo museo con la carica di presidente e prima di lui il suo papà. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto io saluto Paolo Giorgio, che conoscevo già da prima, anche al di fuori di questi incarichi istituzionali, dal professoressa eccetera. Sì, è vero, sono stato 30 anni, e quando nel 2016 l'ex direttore del Museo Filangieri, Giampaolo Leonetti, mi disse: senti, vuoi fare altri 6 anni? Dice: guarda, io un anno lo faccio, di più no, perché non credo nella monarchia, perché dopo 30 anni poteva diventare una monarchia. Trovo che ogni cosa abbia un suo ciclo. Io, con vecchio consiglio, ancora prima con Rubina Cariello, poi con Pomerola, abbiamo fatto, diciamo, secondo me abbiamo fatto un'opera di conservazione importante per l'epoca. Occorreva assolutamente uno sviluppo ulteriore, e poi, a parte questo, avevo anche, diciamo, degli impegni, essendo ancora, anzi sono andato via, ma sono ancora giovane relativamente, avevo anche degli impegni professionali per cui non potevo dedicarmi come invece bisogna fare. E sono contentissimo che poi, dopo una breve parentesi di un altro delegato, sia venuto Paolo Iorio, che credo che sia, insieme a Gaetano Mauro, credo che sia quello che ci voleva, diciamo, nei tempi moderni. Senza dimenticare però l'esperienza importantissima di Filippo, che è un po' la memoria storica del museo. Quindi io, ecco, ho aderito molto volentieri a questo invito e sono molto contento. Chiudo dicendo, a proposito di Caravaggio, non dimenticate di andare a vedere le 7 opere di Misericordia che sono al Caravaggio, che sono al Piemonte della Misericordia, che è il Caravaggio. In questo momento io sono uno dei 7 governatori del Piemonte, mi sto dedicando a questo, e quindi lo dicono, ma non per fare pubblicità, perché non credo che abbia bisogno, però insomma, ecco, non dimenticate di venire a Napoli questo. Grazie, buonasera, grazie a tutti. Grazie. Allora, anche io poi, ecco, c'ho in macchina proprio, c'ho un dono per il museo, poi lo vedremo in un secondo bisogna leggere gli occhiali però. Ecco, Museo Reale di Terranova, Marchese Avvocato Giovanni Buccino Di Maldi, per mantenere vivo il ricordo dei bellissimi 30 anni trascorsi al museo. Grazie Presidente. Grazie. Grazie.